Perché la cosa importante degli anni non è quanti anni uno ha, quanti compie, è come ci si arriva a quel traguardo. Ed io ho degli amici stupendi, dei parenti stupendi, dei ragazzi stupendi. Poi, come tutte le cose, insomma, la vita è fatta di alti e bassi. Però anche la torta è stupenda, grazie. No, forse dobbiamo girarlo al contrario, ma va così. Faccio un attimo una foto da sola, poi vorrei chiamare qui una persona che ieri ha compiuto gli anni insieme a me. È Marika, la fidanzata del nostro sassofonista. Anche se non sono gli stessi anni, ma cambiano di poco i suoi. E quindi anche quest'anno, come negli anni passati, mi piacerebbe spegnere anche la candelina con lei. Io non le spengo le mie, dai, le aspetto qui, le spegniamo insieme. Fate intanto una foto. Ecco, vai. C'è da mangiare qua, Avete mangiato stasera? Meno male, perché vi riempiamo noi. Vieni qua, facciamocela anche io e te. A te ci vuole un po' prima che arrivi a st'età. Marika, vieni qui. Vieni qua. Due scorpioncine nate il 1° novembre. Sei pronta? Anche quest'anno? La tua di età non la diciamo, ma tanto c'è sempre il 3 davanti, quindi... È sempre 30? Sempre 30. Oh! Siamo pronti? Adesso se qualcuno vuole vedere la torta, però insomma più che da vedere secondo me è da mangiare. Avete pronto le bocce di spumante? Adesso ci vorrà sicuramente qualche minuto prima di fare le parti. Ok, quindi non chiamo ancora i ragazzi. Va bene, allora facciamo così ragazzi, mentre noi ci prepariamo con la torta, con lo spumante, prima di chiamare gli ospiti rifacciamo un girettino per chi vuole, ok, ballare casomai un bel balzerino, una bella mazurka e una bella polka prima che, ok, chiamiamo i nostri caramel come ospiti. Mi raccomando, restate con noi fino a fine serata, perché insomma è tutta una serata da ballare, da ascoltare e da divertirsi fino alla fine con noi, mi raccomando.